Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Torno a registrare dopo un piccolo periodo di assenza. Chi mi segue su Instagram sa già che ho fatto un piccolo periodo di vacanza in montagna, mi sono rilassata un pochino. Sono un po' arrugginita, lo ammetto, perché è qualche tempo che non registro più video, quindi scusatemi se oggi sparerò più bagianate del solito. Ma bando alle ciance, oggi parliamo di Mulak e della nuova collezione Glogasm uscita giusto una decina di giorni fa. Una collezione ispirata all'estate, una collezione dove il mood è il brillare, quindi una collezione che contiene dei prodotti tutti molto luminosi, dal finish appunto glow, una collezione dai nomi anche un pochino ammiccanti e dal doppio senso facile. Devo dire che ho trovato questa cosa anche piuttosto simpatica e adatta a una collezione e comunque a un brand giovane come Mulak. Ho acquistato svariati prodotti perché, come vi ho già detto altre volte, amo Mulak, nonostante qualche scivolone come può essere stato quello delle Velvet Ink. In generale a me i prodotti Mulak piacciono, mi piacciono i loro rossetti, mi piacciono molto le polveri viso, non sempre mi sono piaciuti gli ombretti, ma le polveri viso le trovo davvero molto molto buone e quindi ho deciso molto volentieri di acquistare questa nuova collezione. Gli unici prodotti che non ho acquistato sono due rossetti e un blush. Non ho acquistato il rossetto Beach Please né No Mediocre, perché sono due colori che forse avrei sfruttato poco. Sicuramente il No Mediocre è un colore molto scuro, un color cioccolato davvero intenso, poco sfruttabile secondo me nella quotidianità. Beach Please invece è un color un po' neon per i miei standard, anche se devo dire che più swatch vedo in giro, più foto e quant'altro, più mi convinco che forse avrei fatto bene a prenderlo, ma insomma per ora non l'ho preso, vedremo in futuro. E in più non ho preso il blush della collezione che si chiama Get Wet, che è il blush color corallo luminoso. Ma passiamo a mostrarvi che cosa ho preso. Allora vi mostro innanzitutto la scatolina dove mi sono arrivati i prodotti. Trovo che Mulak stia migliorando abbastanza per quanto riguarda almeno la cura dell'imballaggio, ecco, scusate, non mi veniva il termine, la cura dell'imballaggio, nel senso che lo sta rendendo un pochino più elegante, un pochino più carino. All'interno della confezione ho trovato anche questa cartolina, una sorta di cartolina di ringraziamento, molto carina, e due piccoli adesivi contenenti, scusate, che raffigurano appunto il logo di Mulak. Un'idea tutto sommato carina. Ho sentito alcune ragazze lamentarsi del fatto che i prodotti sono arrivati rovinati perché all'interno del pacco non ci sono più le classiche, non lo so, il classico, come si chiama, polistirolo che serve un pochino ad attutire gli urti. Effettivamente anche nella mia confezione non c'era il polistirolo, ma avendo io acquistato parecchi prodotti comunque erano ben incastrati, quindi non avevano modo di girare troppo per la confezione, quindi non è successo niente. A me i prodotti sono arrivati integri. Ho sentito ragazze lamentarsi per questo, quindi insomma potrebbe essere una cosa un pochino da migliorare, però sicuramente apprezzo l'impegno che sta dimostrando Mulak. Parto col mostrarvi il packaging esterno della collezione, che è fatto in questo modo. Sono scatoline in cartone bianche con le scritte in color oro rosa e anche i profili laterali in color oro rosa. Mi ricordano la collezione by Lovegrove di Kiko. Sicuramente una scatolina che è stata rivisitata in maniera da essere più estiva rispetto alle classiche nere che troviamo nella collezione permanente, una scelta che tutto sommato mi piace. Per quanto riguarda i rossetti, anche qua la confezione è simile a quelle classiche, ma anche in questo caso è bianca con le scritte in oro rosa e i profili sia in alto che in basso color oro rosa. Passo
con mostrarvi, insomma, parto con mostrarvi tutti i prodottini che ho deciso di acquistare e parto con la palettina di ombretti. Palettina di ombretti che è fatta in questo modo. Classica palettina, insomma classico packaging di Mulac. Dietro troviamo il talloncino con il nome della, appunto, della palette, che si chiama Confident, e la palette contiene due ombretti, che sono questi due. Sono due ombretti molto luminosi, come potete vedere, metallizzati, e hanno due tonalità simili ma diverse, nel senso che hanno due tonalità che comunque danno sull'oro, ma uno è un oro più caldo e più tendente al bronzo, l'altro è un oro sicuramente più freddo. La texture è una texture a base d'acqua, quindi è al tatto quasi, risultano quasi degli ombretti cremosi. La scrivenza è molto alta sin da subito. Ora ve lo mostro facendo gli swatch e vi renderete conto che scrivono davvero parecchio, e la resa migliore che ho potuto constatare io nell'applicazione è quella di applicarla con le dita. Con il pennello vengono bene, ma con le dita sicuramente vengono meglio. E le colorazioni swatchate sono queste due: questo è il marrone bronzo e questo invece è l'oro freddo. Questo appunto ha un sottotono più caldo, come potete vedere, anche se la satinatura è comunque dorata, mentre questo risulta un oro rosa ma decisamente più freddo, e quindi sono due tonalità che si sposano sia bene insieme, possono essere utilizzate appunto insieme nello stesso make up, ma anche utilizzate da sole. Io oggi indosso questo colore qua, quindi il marroncino bronzato, su tutta la palpebra, e ho sfumato semplicemente nella piega un marroncino medio opaco per andare a bilanciare un pochino la luminosità appunto dell'ombretto. Come potete vedere, l'effetto bagnato è assicurato, e un effetto che per l'estate mi piace molto. È sicuramente un effetto adatto a chi ha la carnagione un pochino abbronzata. Ora io ho preso un pochino di colore, ma neanche troppo. Sicuramente sulle carnagioni abbronzate questi due tipi di colorazioni stanno molto molto bene. Appunto, come potete vedere, già solo con un ombretto si riesce praticamente a fare un look quasi completo. Io ho applicato anche un pizzico del colore oro freddo sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso non so quanto si potrà apprezzare dal video, ma vi assicuro che comunque l'effetto dal vivo è davvero molto molto carino, molto semplice da realizzare e appunto d'effetto. Appunto, come per quanto riguarda l'applicazione, la stesura, quindi vi dicevo, sicuramente è migliore se fatta con le dita rispetto al pennello. Devo dire che, nonostante abbiano questa texture che è un misto tra una polvere e una crema, si sfumano anche molto facilmente e non fanno macchia. Io li ho applicati comunque con un primer al di sotto, ma trovo che questo tipo di texture non vi leghi necessariamente ad utilizzare un primer. Potete tranquillamente saltare il passaggio se non avete una palpebra eccessivamente oleosa o problematica. La durata è buona, devo dire, mi durano tutto il giorno senza spostarsi, senza andare nelle pieghe, quindi sicuramente sono un prodotto che mi è piaciuto. Vi rimostro nuovamente i colori, che sono così. Vi segnalo sempre che queste cialdine sono eventualmente depottabili da questa palettina, quindi se volete magari metterle in una palette più grande potete tranquillamente spostarle, quindi anche questo è sicuramente una cosa piacevole. Poi cosa ho deciso di acquistare? Ho deciso di acquistare uno dei due blush, appunto, come vi dicevo prima, e ho deciso di acquistare Climax, che è il blush color malva rosato. Ma va, strano, che mi piaccia qualcosa di malva. È questo malva rosato dal finish totalmente matte, davvero molto bello e molto elegante, e devo dire mi ha stupito. Ce l'ho su in questo momento, quindi lo potete vedere anche indossato, e devo dire che mi ha stupito perché nella cialdina risulta così un color malva rosato, come possono essere tanti. In realtà, una volta applicato, riesce a dare quasi alle guance un aspetto quasi abbronzato, direi, quindi mi ha stupito davvero in maniera positiva. Mi piace tanto. La scrivenza è modulabile,
non è un blush estremamente scrivente sin dalla prima passata, o meglio, sicuramente scrive, ma non è di quei blush che vi fanno la patacca già da subito, è strutturabile e io questo lo trovo sempre un punto a favore. Vi faccio lo swatch, sbrucciato è così, aspettate, ecco, è qui, spero che metta a fuoco. E niente, come vedete appunto è questo color rosato totalmente matte, ma ripeto, una volta applicato sulle guance riesce a dare questo effetto quasi veramente abbronzato ma molto naturale, mi piace davvero davvero tanto. È anche leggermente profumato come tutte le altre polveri di Mulac, quindi anche questo è un prodotto che mi è piaciuto, mi sta piacendo parecchio. Poi ho deciso di acquistare l'illuminante in crema, che è quindi il prodotto di punta della collezione, come ci dice Cindy, che si chiama appunto Glowgasm ed è fatto in questo modo. Allora, io non avevo mai provato nessun prodotto in crema per il contouring di Mulac, quindi non ho nessun illuminante né nessun prodotto, appunto, nessuna terra in crema, perché preferisco decisamente i prodotti in polvere per quanto riguarda il contouring, ma devo dire che questa colorazione mi ha convinto abbastanza, poi appunto non avendo mai provato niente sono stata curiosa e ho voluto provarla. Vi vado a fare immediatamente lo swatch. Anche in questo caso l'effetto è totalmente modulabile, ecco qua, questo è il colore e si tratta di questo illuminante sicuramente da sottotono rosato con una satinatura appunto dorata. È totalmente strutturabile e anche molto facilmente sfumabile, quindi lo potete dosare tranquillamente e utilizzarlo sia di giorno che di sera. È un illuminante che comunque si vede, è sicuramente presente, contiene anche dei micro glitter all'interno. Io l'ho applicato oggi, credo si riesca a vedere. Dovete fare attenzione perché se ne applicate troppo l'effetto palla da discoteca è dietro l'angolo, ma se lo applicate con moderazione, insomma, è un colore che a me ha convinto parecchio, mi piace davvero tanto, la resa è bella e può risultare anche elegante nonostante sia appunto così ben visibile. Ultimo prodotto della collezione che ho deciso di acquistare è un rossettino ed è Milf. Il rossettino, il pack del rossettino è il classico pack dei rossetti Mulac, si differenzia per il fatto che la parte dove c'è scritto il numerino è in color oro rosa e vi mostro subito il rossetto. Il colore è questo, si tratta di un color nude a metà perfetta tra il rosa e il color marroncino mattone, quindi miscela dell'arancio, del rosa e anche un pizzico di marroncino all'interno. Eccolo qua, è un colore molto particolare che, come succede praticamente spessissimo con molti rossetti, varia tantissimo a seconda della persona che lo indossa. Io ce l'ho su in questo momento, come potete vedere su di me risulta un colore molto molto portabile, molto bello, mi piace davvero davvero tanto. Vi faccio ovviamente lo swatch. Il finish è totalmente opaco e lo trovo, ecco qua, così è swatchato e così è sulle mie labbra. Allora, trovo che la texture sia leggermente secca, un pochino non difficile da stendere, ma comunque si fa, non è di quei rossetti che scivolano via molto facilmente, ma alla fine la resa del colore è davvero molto piena sin da subito, quindi non servono tante passate per raggiungere questo tipo di saturazione di colore. Appunto è completamente matte sulle labbra e dura davvero davvero tanto. Come vi dico spesso, a me non resiste ad un pasto, nel senso che non è no transfer, quindi quando mangiate magari vi pulite la bocca con il tovagliolo, comunque tende a stamparsi, ad andare via. A me quando mangio rimane sostanzialmente nel bordo e al centro tende ad andare via, ma se non mangio mi dura tranquillamente tantissime ore. Stamattina l'ho indossato per 5 ore e ho bevuto un pochino di acqua e comunque mi è rimasto praticamente intatto, quindi mi piace davvero tanto. Risulta un pochino secca come testa, come texture, quindi se avete le labbra non proprio
Scusate, ce la posso fare. Se avete le labbra non proprio idratate, tende un pochino ad evidenziare le varie screpurature o le varie pellicine, quindi vi consiglio sempre di scrabbare bene le labbra prima di applicarlo. Ma in generale comunque risulta confortevole, nonostante sia super matte e quindi abbia appunto questo finish quasi vellutato sulle labbra, comunque non vi dà la sensazione di labbra secche, anche dopo tante ore non le sentite tirare, quindi è una sensazione piacevole. Per quanto riguarda la profumazione, rimane la classica di tutti i rossetti Mulac, che è sicuramente presente, ma trovo che per gli ultimi rossetti usciti, compreso questo di questa collezione, trovo che Mulac abbia un pochino attenuato la profumazione, cioè nei primi rossetti usciti era sicuramente più presente, qua trovo che la profumazione sia sicuramente un pochino più meno presente e meno fastidiosa per chi non ama i rossetti particolarmente profumati e dall'odore talcato e floreale come è in questo caso. Quindi anche in questo caso un prodotto che mi sta piacendo tanto, che sto utilizzando con piacere. Il colore lo trovo davvero fantastico, perché è uno di quei nude però non troppo smorti, quindi che non vi fanno quell'effetto mortaccino, anzi è bellissimo sulla carnagione abbronzata, davvero lo trovo molto molto bello ed elegante, quindi un colore che se non avete ancora preso io vi consiglio di acquistare, mi piace davvero davvero tanto. E niente ragazze, con questo ho finito, vi ho mostrato tutti i miei acquisti per questa nuova collezione di Mulac. Fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate, se anche voi avete acquistato qualcosa, come vi siete trovate. Io come al solito vi ringrazio sempre tutti, vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video, ciao!